Salve a tutti, questa sera come vedete mi trovo sulla battigia della mia città di mare dove vivo e non è un ambiente particolare perché voglio parlare di un argomento che è abbastanza generico di psicologia. Specificatamente vorrei parlare di quale trucco si può usare per conoscere bene una persona. Come tutti sappiamo, credo, una persona è difficile conoscerla sempre, anche dopo anni che la si frequenta. Però io penso, e quindi bisogna rimanere sul chi vive, appunto sulle sue vere caratteristiche, perché tutti portiamo fondamentalmente una maschera e più anni passano più questa maschera si affina e diventa poi una nostra seconda natura, e questa maschera, un po' per convenzioni sociali, un po' per impegno della persona singola, diventa un modo appunto per filtrare quelle che sono le vere caratteristiche della persona. Ora, questo però può essere un problema perché ci impedisce di conoscere la vera essenza della persona, che poi nei momenti cruciali è quella che viene fuori ed è quella che può creare problemi oppure potenzialità o positività. Il trucco per conoscere bene una persona, secondo me, è quello di litigarci insieme. Questo non deve essere per forza provocato, ovviamente, però voglio invitare a vedere l'eventualità di litigare con una persona come un'opportunità, una cosa anche positiva, perché quando litighiamo con una persona, durante l'arrabbiatura, diciamo che tutti i filtri sociali, morali, etici tendono a essere allentati, a volte in maniera drammatica e si passa addirittura alla violenza, altre volte semplicemente a livello verbale esistono delle esteriorizzazioni molto forti che tirano fuori appunto quella che è l'essenza della persona. E così possiamo vedere a volte lati del carattere di una persona che ci possono stupire, ma non perché ci stupiscono, perché magari pensavamo che non li avesse, ma in realtà erano lì, sono solo venuti fuori perché sono venuti a cadere i filtri sociali e morali. E così magari possiamo trovare che un timido magari diventa profondamente arrogante, oppure una persona che si è sempre definita tollerante si scopre e si definisce come una persona intollerante, razzista. Per esempio, se io litigo con una persona che appartiene a una minoranza e nel momento in cui ci litigo, per una ragione particolare, comincio a tirar fuori il fatto che lui appartiene a una minoranza, dimostro di essere un razzista. Ecco, questo ha un'infinità di declinazioni possibili. Quindi io dico semplicemente che è un ottimo modo per conoscere gli altri, ma anche noi stessi, perché nel momento in cui ci arrabbiamo e ci guardiamo poi dall'esterno come è stata la nostra reazione in un momento di rabbia verso un'altra persona, possiamo capire prima di tutto quali sono i nostri limiti nell'arrabbiarci oppure no, e vedere quali sono i nostri punti deboli, ma secondo me molto possiamo capire di quella che è la nostra vera natura, i nostri veri anche pregiudizi o comunque valori in un certo senso. Ed è utile appunto anche a noi stessi, perché come sa chiunque studia la psicologia, ci sono molti lati del carattere che non solo noi nascondiamo agli altri, ma che sono nascosti anche a noi stessi per meccanismi di difesa psicologici vari che chi studia psicologia conosce molto bene. Chi non l'ha mai studiata, io invito ad informarsi, perché capisco che a volte possa far paura un po' analizzare il profondo delle persone, anche il nostro. Però io penso che invece sia, se si vince una certa paura, una certa preoccupazione, alla fine non si scopre niente di devastante, anzi si fa un passo avanti nella consapevolezza, senza voler rifiutare l'aggressività o i lati nostri negativi, ma proprio conoscendoli meglio, poterli gestire meglio, quindi essere migliori sia per sé che per gli altri. Bene, questo video è molto breve, è solo una riflessione, quindi lo finisco qui, vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima, buona serata.